Eccoci qua, ben trovati a Cucinando con MD e io cerco Erion. Erion? Erion? Erion, dove sei? Ebbene sì, oggi sono sola. Chef Erion mi ha detto: Mariu, oggi sei tu a cucinare per me, perché lui è impegnato fuori per un appuntamento importante, un convegno importante, ma mi ha detto: non ti preoccupare, vai tranquillissima perché ti do io le dritte per guidarti su una ricetta che comunque ricorderà la nostra tradizione, sarà strepitosa, sarai bravissima. Voi ci credete che io sarò bravissima? Ma ci proviamo. No, mi dicono già di no. E invece no, oggi insieme cuciniamo una ricetta che per l'appunto mi ha illustrato Chef Erion. Quindi regia, aiutami quest'oggi, aiutami proprio ad accompagnare il nostro pubblico di Mattina Live verso la preparazione di questa ricetta che prevede questi ingredienti. Allora, scopriamolo insieme. Oggi abbiamo un primo piatto. Padroni e in realtà principe di questo primo piatto sono per l'appunto i rigatoni, che piacciono tanto a Chef Erion. Poi abbiamo la salsiccia, eccola qui, aromatizzata al rosmarino, e poi abbiamo le patate che serviranno appunto o da fondo oppure serviranno per mantecare. Insomma, sì, andremo a creare una vera e propria vellutata di patate, tant'è vero che io le ho già per tempo messe qui sul fuoco a bollire, quindi fra poco utilizzeremo anche mixer. Ma partiamo insieme con questa ricetta. Eccoci qua. Allora, regia, giustamente mi ha inquadrato la pentola, l'acqua che bolle, quindi mi stai dicendo: dai Mariu, dai, forza, andiamo con la pasta, che naturalmente esige un tempo di cottura un po' più lungo. Quindi abbiamo scelto questi rigatoni e andiamo, eccoli qua, ad adagiarli nell'acqua che è pronta per ricevere la nostra pasta, e aspettiamo naturalmente la cottura. Da dove si parte? Adesso io cerco di ricordare tutto quello che Chef Erion in realtà mi ha insegnato, ha insegnato a voi in tutto questo periodo nel Cucinando con MD. Ci vuole l'olio, eccolo qua, inseriamo un po' di olio. Naturalmente, se avete qualcosa da dire, fatemelo sapere, perché contestualmente siamo in diretta streaming. Allora, siamo pronti con l'olio e inseriamo l'aglio in camicia, come ci dice Chef Erion, per non andare a lasciare l'aroma dell'aglio in maniera molto intensa. Ecco qua, quindi andiamo ad aumentare un po' di poco la fiamma e aspettiamo che eccoci qua. Dopodiché, naturalmente, la salsiccia che deve essere sbriciolata. Tanto fatemi girare un po' la pasta. Aumentiamo di poco la fiamma, eccoci qua. Dopo aver inserito l'aglio in camicia, inseriamo la salsiccia. Naturalmente Chef Erion come la metterebbe, come la utilizzerebbe la salsiccia? Assolutamente sbriciolata. Quindi andiamo ad eliminare un po' della pellicina che contiene al suo interno. Lo so, Chef Erion è più bravo, lo so che vi manca, vi assicuro che manca anche me, però quando c'è il lavoro che chiama lui è straordinario, è richiesto anche per le consulenze altrove, naturalmente dice: adesso ti insegno tantissime di quelle cose, provvedi tu. Quindi andiamo ad adagiarvi la salsiccia, che deve essere scottata perché dovrebbe risultare croccante, così come piace anche al nostro Chef Erion. Lo so che poi vi seguirà la ricetta e mi dirà: Mariu, perché hai fatto questo e hai fatto quell'altro? Ma non vi preoccupate, riuscirò ad accontentarvi quest'oggi, ma ripeto, se avete suggerimenti ditemi anche. Quindi una salsiccia che andiamo a sbriciolare e andiamo ad utilizzare per renderla croccante. Eccoci qua. Deve naturalmente avere quella cottura. E alziamo poco a poco la fiamma. L'aglio lo possiamo togliere. Eccolo qua. Eliminiamo l'aglio. E aspettiamo che il tutto cuocia.
questo è un piatto naturalmente molto semplice e che anche voi potete replicare a casa vostra, ed è un piatto che incontra molto la tradizione, ma che nella modalità in cui poi fra poco vi farò vedere nella preparazione delle patate vi esalterà maggiormente il vostro gusto. Allora, direi di cominciare proprio nel frattanto che cuoce appunto le salsicce, che per appunto dovranno diventare croccanti. Siamo pronti invece con le patate che a questo punto hanno raggiunto la loro cottura, e io ho già preparato per l'appunto all'interno del mixer un goccio di olio ma anche di acqua di cottura per cercare di rendere poi più fluido ed omogeneo tutta quella che è la vellutata che dovrà per l'appunto venire fuori. Abbiamo salato naturalmente le patate, adesso siamo quasi pronti per andare a mixarle e per creare questa vellutata che ci servirà in realtà per creare questo piatto armonico, saporito. Non mancheranno comunque sorprese. Allora, so che Chef Ferio quando mi guarderà, perché noi naturalmente andremo poi a postare, no, questo momento di diretta, lui adesso in diretta non mi sta guardando, però mi guarderà e poi mi darà tutte le dritte e mi dirà: Mariu, al mio ristorante Mangiando sul Serio tu non ci verrai mai. Ok, proviamo a cucinare insieme, siamo quasi pronti, ecco la cottura ci sta, delle salsicce che devono essere sì croccanti, però noi ci prendiamo un po' di tempo per adagiarle, per renderle più morbide. Eccole qua. Cuociono. Eccoci qua. Però io a questo punto inserirei anche un po' di rosmarino per aromatizzarle maggiormente. Eccole qui. Chef mi ha detto: mi raccomando, Mariu, che siano croccanti. Ok, intanto siamo pronti per creare questa vellutata di patate. Allora, le scelte sono due, come insegna puntualmente Chef Ferio: o le creiamo come fondo oppure andremo a mantecarle direttamente nella pasta al fine cottura. Poi mi direte voi quale preferite. Pronti? Andiamo a mixare tutto. Ok, agitiamo ancora un poco, agitiamo. Le salsicce sono quasi pronte, ok, agitiamo ancora un altro poco. Perfetto, siamo pronti con la vellutata di patate, e adesso dobbiamo aspettare che cuocia un altro poco la pasta. Naturalmente noi dopo gli daremo un po' di vividezza e di vivacità al piatto proprio con la presenza anche del pecorino che ravviverà sicuramente questo piatto. Siamo quasi pronti, siamo quasi a finitura di questa pietanza che, ripeto, è un piatto vecchio come il mondo, però seguendo gli insegnamenti di Chef Ferio diamo vita a tutte quegli accorgimenti che possono restituire per appunto novità al vostro piatto. Allora, eliminiamo però anche il rosmarino, che in questo contesto non ci occorre più. Siamo quasi pronti con la pasta, che direi deve essere cotta al dente, e quindi io direi per l'appunto di andare a mantecare tutto insieme, il tutto. Siamo quasi prontissimi. Inseriamo a questo punto prima la pasta. Ecco qua, ci serviamo però di un po' di acqua di cottura, eccoci qui, che ci occorrerà per mantecare il tutto. Prendiamo i rigatoni. Fateci sapere se questo piatto che ha preparato Mariu vi è piaciuto. So che volete Chef Ferio, lo so, non vi preoccupate, che tornerà prestissimo. E intanto andiamo ad amalgamare quanto
Regia, grazie dell'aiuto, eh? Lo so che tutte le volte tu vuoi scendere qui per assaggiare i piatti di Chef Erion, ma per galanteria dovrei assaggiare anche il piatto di Mariù. Anche se poi mi dirai, no guarda che Chef Erion però non mi dire nulla, ma è molto più bravo di te. Lo so, anzi a tal proposito io vi invito ad andare a trovare Chef Erion al suo ristorante Mangiando sul Serio, si trova a Nola, a due passi dal Vulcano Buono, e naturalmente lì il menù in carta è davvero strepitoso e straordinario. Allora, aspettiamo prima una mantecatura, ecco la che abbiamo realizzato, e adesso siamo pronti per adagiarvi questa velutata di patate, che appunto ho realizzato semplicemente bollendo le patate ma utilizzando un po' di olio e un po' di acqua di cottura delle stesse patate. Eccole qui, siamo pronti. Naturalmente restituisce maggiore corposità, no? Morbidezza e un po' di fluidità al piatto, che insieme all'amido che rilascia la pasta tende ad amalgamare il tutto e renderlo molto più corposo e molto più equilibrato. Siamo davvero quasi pronto, poi sapete che l'amido anche della patata fa da collante per un piatto esplosivo, per un piatto buono, facile da preparare. Ecco, a detta di chi diceva Mariù non sa preparare i piatti di Chef Erion, ecco Chef Erion mi ha dato delle dritte e siamo veramente prontissimi per questo piatto. Adesso ecco qua, andiamo a realizzare la parte terminale e anche in questo momento la mia mente è tutta puntata su Chef Erion. Allora, vi adagiamo, ecco qua, una crema di patate che andiamo a riversare sul fondo, ecco qui. Quindi gli insegnamenti di Chef Erion restano validi più che mai. E andiamo a cospargere il tutto nel piatto, eccoci qua, cercando di armonizzare il disegno. Inserendovi le salsicce nella parte terminale, nella parte alta, eccoci qua. Siamo quasi pronti, ma la bontà non è ancora terminata e infatti andremo ancora ad inserirvi una spolverata di parmigiano, eccoci qua, e ancora non finisce qui. Abbiamo ancora da inserirvi un po' di pepe, tanto quanto ne basta, ecco qua, e poi occorre ancora una fogliolina di basilico, ecco qui, e ancora inseriamoci un po' di rosmarino, che vi ricordo all'inizio della preparazione del piatto ha restituito l'aroma, quel profumo alla salsiccia che è stata resa croccante. Eccoci qua, pronti per un piatto buono da gustare, semplice. Se l'ha fatto Mariù sull'insegnamento di Chef Erion, potete farlo anche voi. Seguiteci ancora nello spazio del Cucinato con MD. Sì, Chef Erion tornerà. Ma regia, ti è piaciuto il mio piatto? Dimmi di sì. Grazie, ci vediamo presto, restate con noi. Bacini Mariù.